Ora, come vi dicevo, giochiamo un po', abbiamo un ospite d'eccezione che per noi è veramente un piacere avere qui. Vi presento Giovanni Conversano, tutti voi penso che lo conosciate. Il nuovo giardiniere di Assia. Ciao ragazzi. Complimenti, eh? Complimenti, perché io ho visto anche i vostri qualche immagine, insomma, di quello che avete fatto in questi giorni. Complimenti, perché per la prima volta avete partecipato ad un festino che ha fatto risultati famosi. Complimenti, perché poi arrivare alla fine c'è qualcuno che ha pensato di mollare. Io. Io pure, il primo giorno. Poi dopo no. Dal primo all'ultimo. Come siamo dal primo all'ultimo. Sai, voi siete onicotecniche, quindi non siete ragazze che lavorate nel mondo dello spettacolo, quindi riuscire ad interessare le persone in questo modo, sicuramente avete fatto, vi siete impegnate, insomma. Vi siete divertite, vi siete impegnate. Oggi è l'ultimo giorno, una di voi vincerà, per tutte le altre ci saranno altre opportunità, come sempre le gare vince sempre uno, come dicevamo ieri, uno sorride, uno gli altri rosicano e applaudono. Adesso questa mattina, insomma, vi divertite, ormai vi rilassate, faremo un giochino adesso. Partirà tre canestri. Quando sempre sopra il gommone, si può muovere solo con le braccia. Tre. Recupera la palla, supera la riga. Deve fare tre gol. C'è Buffon in porta. Fatto tre gol, recupera sempre la palla con il retino che si è portato da casa. Deve prendere 5 pallini dello stesso colore e mettere dentro il ciambellino lì. Tornerà indietro fino a questo punto. Le paperelle mi ricordano, ogni paperella 5 secondi di penalità. Ma dobbiamo farlo che l'ha colpita? Ma tutte dobbiamo farlo. Ah, se prendete la paperella. Basta. Ci siamo? 3, 2, 1, via! Vai! Vai, canestro, vai! Uno, vai! Flavia, la pallina! Dietro. Mamma mia, ragazzi, io vi giuro con voi, ma neanche sul pedalò verrai! Palo! Vai! Ho fatto, no? Grazie! Nessuno mi sostiene! Daria! Guarda che stile! Chiamiamo qua da noi le ragazze del Reality Nails. Ragazze, vi aspettiamo. Forza! Siete state veramente brave, devo farvi i miei più sentiti complimenti, siete state veramente in gamba. Adesso faccio parlare Patrick, perché è lui l'artefice di tutto questo. Vorrei ringraziare l'azienda Orsini per il fatto che ha partecipato al reality, Salvatore Adì, Giovanni Conversano. Importante, io ringrazierei anche l'agriturismo Assia nella persona di Gabriele e di Elena, che sono stati veramente straordinari per l'accoglienza e la disponibilità in questi giorni, con Momo, con la sua cucina deliziosa, veramente ci ha fatto sì che queste giornate trascorressero piacevolmente.
sottolineerei veramente l'impegno di queste ragazze, perché quello che osservavo in questi giorni è che sono ragazze ovviamente che nella vita sono onicotecniche e che hanno avuto la disponibilità, e per questo secondo me vanno elogiate e premiate, di mettersi in gioco. Ragazze, complimenti. Brave ragazze! Perché non era facile. Così come Guido, Patrick, Melania, Giorgia e tutto il gruppo di lavoro Brilbird, è stato straordinario. Bravi! Perché avete messo su un'idea, un progetto che sicuramente sarà stato nelle menti di molti, ma voi poi l'avete realizzato concretamente. Ripartite da qui, da tutto quello che di buono avete fatto in questa stagione, perché secondo me questo è veramente un progetto unico e importante. Perciò sia io che Giada abbiamo voluto essere vicini a quest'idea, perché a nostro avviso, quando ci sono delle idee nuove, delle persone volenterose che propongono qualche novità, un'innovazione, bisogna supportarla. Ecco perché noi abbiamo subito aderito. Allora, partiamo con il video e poi dopo facciamo le prime due eliminazioni. Annarita Mil, 42 anni e vengo. Non è giusta sta cosa dell'età. Quando ci sono queste tipologie di situazioni, alla fine il gruppo si rinforza. Ci sono state sicuramente le discussioni, ci sono state le antipatie, le simpatie. Adesso tutto questo a caldo ovviamente emerge, ma io penso che ognuna di voi, ripensando quando ritornerete a casa dai vostri figli, dai vostri mariti, dalle vostre famiglie, ripensando a questi momenti, vi assicuro che li vivrete con nostalgia e li penserete con nostalgia. Giorgio, aiutami. E vediamo dove si ferma Patrick. Ragazzi, dovete guardare verso di me. Allora, guardate verso di me. La prima ad essere eliminata è... Natasha, Diana, Cristina. Daria e Flavia. Tutti i vostri lavori che avete effettuato, avete creato, sono tutti premiati. E sono premiati anche grazie alla collaborazione ovviamente di Guido, di Patrick, che sono stati con me al mio fianco. Tutti i vostri lavori sono stati fotografati da Gabriele e saranno pubblicati per una rivista importante. Ragazzi, guardate avanti, guardate qui, Annarita. Tante emozioni, è un gioco, è vero, però quando si arriva alla fine, ognuna vuole vincere. E allora Guido, ragazzi, guardate qui. E poi le altre due si disporranno, una da un lato e una dall'altro. Guido da una parte e Patrick dall'altro. Ilenia! Ilenia è stata eliminata. Giuliana! Loriana è la vincitrice di questo reality, del primo reality Brilbird della storia. E queste immagini sicuramente rimarranno. Un braccio con la mamma
A chi dedichi questa vittoria? Alla mia famiglia. Grazie a mia madre, sono qua. Bene, c'è stato, possiamo dire che sul web c'è stato un vero e proprio boom di voti per Floriana. Grazie. Complimenti. Grazie. Questa è un'esperienza che porterai nel cuore, sicuramente da condividere anche con le tue compagne d'avventura. Pronto? Sono Floriana. Sono Floriana. Ah, wow, proprio te. Chi è? Chi è? Sono felicissima. Vedi che hai vinto un weekend. Conti, eccolo qui. E poi vieni qua. E aspetta che Patrick. E questo è il kit Orsini Belfatto per il corso di dermopigmentazione. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa più che la bellezza in testa. Abbiamo visto cielo piangerci addosso.